Quanto dura un pannello fotovoltaico e cosa succede quando esso giunge a fine vita? Ciao, io sono Maria Lucia Protopapa e sono una ricercatrice del Centro Ricerca Enea di Brindisi. Nei nostri laboratori abbiamo messo a punto un processo che ci consente di estrarre il silicio dai pannelli fotovoltaici giunti a fine vita e ci consente di riutilizzare il silicio recuperato nelle batterie a ioni di litio. Per intenderci, le batterie a ioni di litio sono quelle comunemente utilizzate nell'elettronica portatile, quindi nei nostri PC, nei cellulari, nei tablet, ma anche nella mobilità elettrica. Il tempo di vita di un pannello fotovoltaico è di circa 25-30 anni, quindi nel 2050 ci aspettiamo di avere dalle 60 alle 78 milioni di tonnellate di pannelli fotovoltaici da smaltire. Il processo che abbiamo ottimizzato consiste in un processo di tipo termico che ci consente quindi di effettuare la combustione delle parti polimeriche presenti nel pannello. Successivamente otteniamo da questo processo termico le celle fotovoltaiche. La polvere ottenuta da questo processo meccanico è stata quindi utilizzata per ottenere l'anodo delle batterie a ioni di litio. Da un solo pannello potremmo ottenere più di 300.000 batterie a ioni di litio di queste dimensioni. Sostituire la grafite con il silicio ci consente anche di ottenere delle performance delle batterie a ioni di litio di gran lunga superiore rispetto a quelle attualmente in commercio. La capacità del silicio di trattenere e rilasciare ioni di litio è di gran lunga superiore rispetto a quella della grafite.